Direttore, un mercato molto lungo, il Teramo però si era messo già bene all'inizio delle trattative, completando più o meno la rosa prima del ritiro. Che bilancio tracciamo alla fine? Bilancio sicuramente positivo, perché abbiamo mantenuto un equilibrio di budget tecnico, tattico, cercando anche di avere due giocatori per ruolo. Probabilmente ce ne sono un paio in più, ma insomma in qualche modo siamo contenti di quello che è stato fatto. Parliamo un po' degli ultimi due arrivi e dell'occasione proietti che si è creata nell'ultima ora di mercato. Di Pacini cosa possiamo dire? Sono due profili importanti. Pacini lo conosco bene, ne parlano tutti benissimo. È un'operazione, spero, anche di prospettiva, perché è ancora giovanissimo, che è un 95. Struttura fisica importante, scuola Empoli, quindi credo fortemente in lui e va a giocarsi la possibilità insieme agli altri due, Lewandowski e Gomis. Mentre Proietti lo conosciamo tutti, è capitata l'occasione, forse cercavamo anche un'occasione di questo tipo e quindi ben contenti che sia arrivato. È un'occasione per il ruolo di playmaker o magari per colmare quella lacuna sulla mezzala? Sulla mezzala, perché il mister lo conosce benissimo, lo può fare senza problemi. Nel Bassano ha giocato spesso anche a due, quindi è un giocatore, quando un giocatore è bravo a questi livelli può giocare in tutti e tre i ruoli di centrocampo senza problemi. Amadio e Ferretti sono rimasti, cosa succederà adesso con loro? Continueranno ad allenarsi con noi, come è giusto che sia. Dispiace solo che probabilmente oggi questi ragazzi non capiscono il momento che stiamo vivendo. Ci sono tante società in difficoltà, ci sono tante società in Serie D forti e forse anche più importanti di squadre di Serie C. Quindi quando non si ha una possibilità in Serie C e arrivano proposte dai dilettanti, è bene fare anche una riflessione. E probabilmente questi ragazzi, secondo me, sono anche mal consigliati. Perché? Perché a 30 anni scendere di categoria non vuol dire smettere di giocare. Non verranno quindi convocati, da come si evince, per il campionato? Sono fuori dai giochi, perché noi abbiamo una politica ormai su tanti giovani. La società deve inevitabilmente recuperare tanti contributi dal minutaggio, dalle valorizzazioni. Quindi in determinati ruoli abbiamo due o tre alternative, quindi purtroppo ci sarà veramente poco spazio.